Abbiamo semplicemente semplificato molto il disciplinare della vera pizza napoletana. Partendo da dei dogmi che sono appunto impasto di tipo diretto, cottura che deve essere diciamo sostanzialmente molto veloce e fatta con il forno a legna, e manualità che è fondamentale perché chiaramente la pizza napoletana è ancora un prodotto artigianale fortunatamente. Gli aggiornamenti hanno riguardato sicuramente le farine, con un'apertura alle farine di tipo 0 in percentuale anche alla farina 1, perché abbiamo fatto delle sperimentazioni con l'Università di Agraria e abbiamo scoperto che come caratteristiche tecniche queste tipologie di farine non alteravano per niente la stabilità dell'impasto. Inoltre abbiamo in un certo senso inserito le classificazioni delle farine estere, perché questa classificazione 0001 integrale è una classificazione italiana, all'estero invece sono altri parametri. Abbiamo lavorato molto sui lieviti, includendo, diciamo, modificando la percentuale di lievito di birra da utilizzare, permettendo l'utilizzo del lievito di birra secco e inserendo anche il lievito madre, il lievito naturale che fa parte appunto della nostra tradizione della pizza napoletana. Per quanto riguarda invece, abbiamo specificato meglio il discorso della maturazione, che rappresenta una serie di processi biochimici e enzimatici che in un certo senso rendono il prodotto più morbido, più digeribile. Abbiamo specificato meglio il concetto di idratazione, quindi l'assorbimento dell'acqua da parte delle farine, determinando il range di assorbimento che spesso è dato anche proprio dai produttori. E infine abbiamo lavorato diciamo proprio sui prodotti, quindi estendendo le tipologie per esempio di pomodori da utilizzare, oltre al San Marzano e al pomodoro del Pinnolo c'è il pomodoro cannellino fregreo, c'è il pomodoro corbarino, perché no il datterino che comunque è del sud Italia, insomma tutti quei prodotti che in un certo senso arricchiscono il sapore della pizza napoletana. Abbiamo puntato l'attenzione sull'olio extravergine di oliva, che chiaramente è un elemento fondamentale della vera pizza napoletana, perché oltre a essere diciamo una produzione tipicamente italiana è qualcosa che va in emulsione con gli altri ingredienti e quindi dona sapore, aroma, profumo e anche digeribilità, e anche diciamo va in emulsione e quindi migliora il potere diciamo di antiossidante della pizza. Concludo dicendo che tutti questi piccole variazioni, cioè nel senso noi abbiamo mantenuto il disciplinare anche perché quelle sono le nostre radici, hanno portato alla predisposizione diciamo di un manifesto della vera pizza napoletana che descrive appunto in vari articoli in maniera un po' olografica diciamo, e comunque quasi come una poesia questi passaggi. L'abbiamo esposto qui in associazione, abbiamo chiesto appunto a tutti i pizzaioli presenti e anche a quelli che verranno in questi giorni di firmarlo proprio per difendere diciamo, le nostre radici con orgoglio e con grande competenza.